Matteo Bracci, a mio modesto parere, migliore in campo oggi. Sei un giocatore che macina chilometri con grande qualità e insomma oggi hai fatto, credo, una grande prestazione. Come la inserisci in classifica delle prestazioni che hai avuto quest'anno? Intanto ti ringrazio per il complimento, ma si è fatta tutta una bella partita e il primo gol ci ha diciamo, scosso perché ci serviva un evento per poter insomma, attaccare la spina. E per quanto riguarda la mia prestazione, ho cercato di aiutare la squadra, diciamo. Ho cercato di aiutare la squadra con tanta quantità, poi ho avuto diciamo, ispirazione, comunque sì, ho cercato di fare il meglio possibile. E fra le mie prestazioni, diciamo, una delle meglio, anche perché il primo girone, diciamo, che non l'ho giocato per via di infortunio, ero esaminato e poi da quando sono tornato qua mi sono trovato molto bene. Io qui mi sento a casa e questo aiuta ovviamente perché quando poi giochi tranquillo, e a differenza magari dell'anno scorso che ho avuto meno, diciamo, possibilità da titolare, quest'anno il mister mi ha dato subito coraggio e una spinta in più per cercare di aiutare la squadra. Quindi niente, considero questa partita una buonissima partita da parte di tutti, diciamo. Oggi è stata una gara, direi, nel primo tempo molto divertente, ricca anche di occasioni e rovesciamenti di fronte. Come l'ha vista la Massese che era addirittura passata in vantaggio dopo circa 10 minuti? No, Massese è una buonissima squadra, ha buonissime individualità. E purtroppo credo abbiano trovato dei problemi durante il percorso, però questo non influisce sulla qualità della squadra, secondo me. E le annate un pochino storte, un pochino meglio ci sono per tutti. Secondo me dovrebbero continuare su quest'andazzo e ovviamente spero che per loro non facciano i play-out e si salvino tranquillamente perché secondo me se lo meritano come squadra. E invece cosa ti auguri per il proseguo del campionato, della stagione della Cuoio Pelli? Mi auguro di poter fare quello che non si è fatto l'anno scorso, perché l'anno scorso abbiamo fatto bene, abbiamo fatto playoff, l'abbiamo vinti, però poi dopo siamo andati ai nazionali, abbiamo fatto un po' di fatica e abbiamo trovato insomma, difficoltà e per poco non siamo riusciti ad andare in Serie D. Spero che comunque sia adesso ci sia una squadra un pochino più matura. Abbiamo questo concetto in testa di poter far bene e da oggi, dalla risposta, soprattutto dopo l'1-0 per la Massese, ho visto una risposta da grande squadra, tranquillità, quando magari quest'ultimo periodo non c'era, che magari andavi sotto e la squadra era tutta frenetica. Invece ho visto oggi tranquillità e consapevolezza di sapere che si poteva ribaltare e gestire, soprattutto dopo averla ribaltata. E questo, secondo me, è un gran punto di partenza per cercare di fare quest'ultimo mese, mese e mezzo, compresi i playoff, sperando di andarci, finché non c'è la matematica, alla grande. Qual è il giocatore che ti è sembrato il più decisivo nelle file avversarie? A me piace tanto, tanto, tanto Ricci. Mi piace tanto perché è uno che combatte, però secondo me ha anche qualità, è un leader, si vede. E poi a me piacciono quelli che comunque sia Cilotti, fa l'entrata, due botte, però poi dopo tira il 5. È una persona, secondo me, anche vedendola dal campo posso credere che sia una bravissima persona e un gran giocatore, secondo me. Sì. Grazie. Grazie. Bocca al lupo.